Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Mirjana Trevisan di recente ha rilasciato un'intervista dove ha parlato della fine della relazione con Biagio. Ecco cosa ha detto. Mirjana Trevisan ha ormai da circa un mese concluso la sua esperienza al Grande Fratello VIP. Come tutti i suoi ex coinquilini è tornata alla vita di sempre, ma con qualche novità e progetto in più e con ancora più fan al seguito che non si perdono nemmeno un suo aggiornamento. Mirjana Trevisan e Biagio Danelli. Difatti basta guardare la sua pagina Instagram per capire il successo che ha riscosso in tutti questi mesi all'interno della casa del GF VIP. Un successo che l'ha premiata per la bella persona che ha dimostrato di essere, con grande sincerità, spontaneità, gentilezza e voglia di vivere. Qualità e valori che ha sempre cercato di portare avanti e in cui crede, come del resto ha dichiarato nel corso della sua intervista al settimanale Chi. Nella stessa intervista, ha parlato anche della sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, delle persone con cui si sente ancora e di quelle che ha dovuto diffidare per via delle offese ricevute. E infine, ha fatto cenno anche al flirt avuto dentro il GF VIP con Nicola Pisu e alla relazione con Biagio Danelli. Che cosa ha detto di preciso? Mirjana Trevisan gela su Biagio Danelli. Come anticipato, Mirjana Trevisan ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi dove ha parlato innanzitutto dei suoi rapporti con gli ex coinquilini. Ha rivelato chi sono le persone con cui è rimasta in buoni rapporti: Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassie, Manila Nazzaro e Sofie Codegoni. Mentre tra coloro che non sente più ci sono anche quelli che ha diffidato per via delle offese ricevute nel corso della sua permanenza nella casa del GF VIP. Sono Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis. E apostrofo poi passata a parlare di Alex Belli ed Elia Duran dichiarando che secondo lei l'attore non ha mai mentito, ma ha reso il tutto molto cinematografico. Ha poi aggiunto che hanno giocato tutti e che l'unica vittima, solo inizialmente, è stata Delia Duran. Infine ha parlato del flirt con Nicola Pisu e della relazione con Biagio Danelli. Avrei dovuto ascoltare di più. Riguardo a loro due, ha dichiarato che avrebbe dovuto ascoltare di più i consigli dateli dalle persone che le volevano bene all'interno della casa. Sappiamo infatti che con Biagio la storia è finita appena uscita dal GF VIP, anche se al giorno d'oggi non si conoscono con esattezza i motivi che hanno portato alla rottura. Ecco le sue parole: avrei dovuto ascoltare di più i consigli di chi mi ha voluto bene nella casa e sono stata, ahimè, ingenua. Prima con Nicola Pisu, che mi ha persuaso psicologicamente, poi con Biagio Danelli, del quale non sono stata capace di cogliere l'anima non pulita, nonostante tutti nella casa mi avessero avvertita. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.